Si amplia l'offerta formativa del liceo artistico Ciro Michele Esposito di Santo Stefano di Camastra. A partire dal prossimo anno scolastico viene introdotto l'indirizzo linguistico. Quindi, oltre all'attuale offerta formativa, che da anni coniuga la prestigiosa arte tradizionale con le nuove tecnologie, a partire dall'anno scolastico 2023-2024 al liceo artistico Ciro Michele Esposito prenderà il via anche questo nuovo indirizzo di studi. L'intensa attività portata avanti nel corso degli anni ha permesso di cogliere anche questa opportunità, e l'apertura di questo nuovo indirizzo di studi consente anche la creazione di vari gruppi classe meno numerosi, in modo da poter seguire ancora più accuratamente il cammino degli alunni in tutte le materie, e questo permetterà di accogliere senza difficoltà eventuali nuove iscrizioni. Questo nuovo percorso didattico nasce dalla lungimiranza di guardare con fiducia nuove opportunità, con gli occhi fissi verso il futuro, facendosi trovare pronti ad accogliere nuove sfide per una scuola al passo con i tempi, innovativa e inclusiva. Il liceo linguistico è un indirizzo rivolto allo studio di diversi sistemi linguistici e culturali che, attraverso adeguate metodologie didattiche, l'utilizzo di strumenti multimediali, di aule di ascolto, conversazione all'avanguardia a disposizione degli studenti, permetterà di maturare esperienze e sviluppare competenze sia per la comunicazione linguistica, sia di comprensione nella cultura straniera, in un'ottica di interculturalità. Le competenze linguistiche arricchiscono il curriculum e lo rendono appetibile. Ecco perché con il diploma linguistico, che consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, è possibile lavorare anche senza aver conseguito la laurea. Una decisione che premia la vocazione turistica su cui punta tanto la cittadina stefanese. Specializzare i ragazzi nella cultura e nelle lingue straniere li aiuterà a trovare ampi sbocchi professionali in modo sempre più connesso e in una realtà locale che si sta aprendo a turisti internazionali.